eccoci qui in questa bottega dove intanto si offrono ai visitatori che arrivano questi pezzettini di pane con il miele. Con il miele, bravissimo. Tu come ti chiami? Simone. E tu? Marco. Vediamo qui chi c'è. Aurora. Aurora, allora tu a chi stai dando la mano? Chi è questo signore a fianco a te? Come si chiama? Nonno? Sì. È nonno. Allora, signor nonno, che è il signor Nicola. Il signor Nicola appunto è qui in questa bottega come mastro per quanto riguarda la, diciamo, l'estrazione del miele. L'estrazione del miele, giusto. Stiamo riportando, diciamo, un sistema un po' barbaro dell'antichità, che si usava, allora si usava l'apicidio per recuperare il miele, diciamo, che si rubava dai favi delle api. Si stringeva tutto, miele, api e tutto il resto, si stringeva con questo sistema qui, tra due tavolette, e il miele colava giù, piano piano, colava già filtrato, già era, diciamo, abbastanza buono per consumarlo. Quindi in pratica da questo che cosa accadeva? Questi sono i favi dove stanno le api, le api. Qua ci stanno i calabroni veramente, quelli sono un po' più piccoli. Dai favi lì, diciamo, c'è sia la covata che mettono miele e covata, il miele per alimentarsi e la covata dove si riproducono le altre api. C'è l'ape che va a bottinare e l'ape che nutrice, che sta attorno alla regina e nutre le altre api. Diciamo che... Quindi quale parte si prendeva tutte insieme per poi filtrare? Tutto così com'era, supponiamo. Regina, api operai, ape, tutto quello che c'era dentro si stringeva con questo sistema qui e si recuperava un po' di miele per l'uso domestico, l'uso quotidiano. Adesso è cambiato un po' tutto, diciamo, è molto più razionale la cosa e quindi diciamo, si lasciano vivere le api e si prende solo quello che producono in più per l'alimentazione nostra, diciamo. Come sappiamo che lei si occupa proprio di questo nella vita. Sì, no, come nella vita, scusi, io lo faccio per hobby. Come hobby, sì. non faccio l'apicoltore. Come è riuscito a studiare, diciamo, a trovare questi mezzi antichi, diciamo, anche per riprodurli qui oggi? Sì, qualcosa abbiamo trovato, però non, diciamo, non tanto, Ci siamo ingegnati un po' con le nostre poche risorse che abbiamo, diciamo, per... Certo, anche per far vedere i nipotini. Capire, per far capire più o meno come funzionava una volta la cosa. Da Gamba Tesa al 31 con insomma facendo festa con le maitunate. Adesso eccovi qui al presepe di Riccia. Signor Gallo, ha portato anche qui gli amici camperisti. Da Gamba Tesa con furore giriamo tutto il Molise.
È vero, so che avete un bel tour fino, insomma, anche a Santa Croce di Magliano, insomma, avete un tour organizzato. Fino al 6, domani ci sta Trivento, Pietracupa, poi c'è Santa Croce e poi Castel Pedroso. Allora, conosciamo... Poi se tutto va bene mi lasciano liberi. Perché così poi può riprendere le sue insomma, abitudini. Ma gli amici qui accanto di dove sono? Di Martina Franca, provincia di Taranto. Come ha trovato questo presepe? Proprio bello, bellissimo. La prima volta che veniamo, proprio suggestivo, proprio bello. Ah, bello, bello, molto suggestivo, belle, belle comparse, bello, bello tutto. E anche quello che si assaggia è favoloso. Com'è questo tour molisano, vi sta piacendo? Sì, sì, poi il signor Gallo ci porta in posti proprio favolosi. Delle chicche? Sì, sì. Figurante, giusto? Sì. Ti teneva in giro con la tua capretta. Ciao, capretta! Lui non parla, vero? No. Allora, voi che fate? Quindi andate in giro per il paese e fate il popolo? Sì, più o meno sì. Tu come ti chiami? Mi chiamo Luca. Ti vediamo che spesso vai spizzicando le bontà locali. Sì, sì. Assaggi tutto, voi state insieme, giusto? Sì, sì, noi sì. Vi state divertendo? Sì, sì, come no. Ma tu di dove sei? Io sono di Riccia, io abito proprio qua, a Riccia con il tour appunto dei camperisti. Come sta andando questo viaggio? Sta andando benissimo, ci ha fatto fare escursioni bellissime perché siamo passati da Gamba Tesa e anche lì è stato qualcosa di eccezionale. Ci aveva promesso un presepe vivente migliore di quello che saremmo voluti andare a vedere noi i Sassi di Matera e penso che abbia avuto ragione. Le è piaciuto, quindi è stato un bel presente. Veramente bellissimo e veramente gente che è coinvolta perché ha preso tutto il paese, mi sembra, il paese, quindi più di così non potevamo chiedere. Buon proseguimento in Molise. Grazie.